Nei secoli fedele, non per niente si chiama Benemerita, è dal 1814 che l'arma dei carabinieri è presente nel territorio italiano. 197 anni con le istituzioni e per le istituzioni, 197 anni con i cittadini e per i cittadini. Un binomio inscindibile che è entrato nel cuore degli italiani. Ieri sera festa grande al centro affari alla presenza delle massime autorità cittadine e provinciali. Non potevano mancare gli ospiti, tra questi anche il Duca d'Aosta, che con i carabinieri vanta un rapporto speciale, visto che il corpo nacque su diretta ispirazione dei suoi antenati Savoia. A fare gli onori di casa il colonnello Frassinetto, responsabile del comando provinciale, che non ha nascosto la sua emozione per gli attestati di stima ricevuti. Sì, è un grande giorno, grazie. Quindi abbiamo questo nostro compleanno, i 197 anni qui. Siete più vecchi dell'Italia? Siamo, diciamo così, siamo nati insieme, perché poi era importante, la nazione già esisteva, quindi lo sforzo di realizzare un sogno, il sogno sabaudo della... di un Regno Unito è stato solo, che posso dire, ha impegnato i carabinieri in questa forte collaborazione con i Savoia. Quindi, cosa significa indossare questa divisa? Per me è una tradizione di famiglia, quindi è una cosa a cui in maniera innata proprio la mia famiglia ama e sa che i miei nonni, mio padre, i miei fratelli, anche un cognato, siamo tutti dell'arma dei carabinieri, quindi è qualcosa che abbiamo proprio detto. La banda della Filarmonica Corradini, le musiche risorgimentali, l'inno dei carabinieri e naturalmente l'inno di Mameli a conclusione della cerimonia. In mezzo il saluto del Presidente della Repubblica, del Comandante in Capo dei Carabinieri, l'encomio a tutti i militi che si sono particolarmente distinti nel corso del 2010. Un anno che ha registrato un minor numero di reati, dove tuttavia non sono mancate operazioni importanti che hanno visto i carabinieri in prima fila soprattutto contro le infiltrazioni mafiose nella nostra provincia. Sempre fedele per l'eternità.